Salve a tutti, io sono Stremis, questo è il mio nuovo video che vorrei dedicare alla mia collezione di DVD. Prima di passare a questa cosa, intanto vorrei ringraziare Yotobi per il suo concorso, a cui io sono riuscito a rientrare tra i finalisti. È stato bellissimo, mi sono emozionato quando ha detto che ho recensito abbastanza bene il film. Sono contento, anche perché non era riuscito proprio come volevo io, però mi ha messo tra i finalisti e sono contento. Questo video è il primo di una serie che vorrei realizzare sulla mia collezione di DVD. Era tantissimo tempo che volevo realizzare dei video sulla mia collezione, che è abbastanza numerosa di DVD, e volevo parlare di ogni singolo DVD. Però, dato che sono tantissime e non sono ancora un grande esperto di questi video, ho deciso di cominciare questa serie di video con i DVD dei miei 18 anni. Con questo intendo dire, dato che io ho di recente compiuto 18 anni, i miei amici e mio zio mi hanno regalato diversi buoni per negozi di DVD, non voglio fare pubblicità, che io ho puntualmente speso. In totale erano 250 euro di spesa che potevo fare a mio piacimento, e io ho usato tutto per comprare DVD, che mi piacciono. Per un totale di 16 DVD e un cofanetto. E vorrei esporne uno alla volta, in due parole giusto per ognuno. Il primo che ho voluto acquistare, Jesus Christ Superstar. Io non sono un particolare amante dei musical, però quei pochi che ho visto mi sono piaciuti, e anche se mi capita di doverli vedere, li vedo senza problemi. Questo mi è piaciuto anche perché è una visione molto particolare della religione. Eppure le musiche sono molto belle, certo forse oggi un po', suonerebbero un po' troppe un po' vecchie, però sono belle. Poi, questi due film sono del mio regista preferito, Tim Burton, Batman e Batman il Ritorno, che a parer mio sono i migliori Batman che sono cinematografici realizzati. Sì, io sono uno di quelli che preferisce Tim Burton da Christopher Nolan e da Joel Schumacher. Il Batman di Christopher Nolan, che ho pure, è bello, ma non come quello di Tim Burton. Quello di Tim Burton è più fumettistico, e non lo dico solo perché è il mio regista preferito, ma proprio perché la penso così. Poi, Halo Legends. Questi sono 8-7 cortometraggi dedicati al mondo del videogioco Halo. Io non sono un particolare amante dei videogiochi, ho giocato a pochissimi videogiochi e Halo non ci ho giocato, però adoro i film e i cartoni animati che realizzano sui videogiochi, e come ho visto questo l'ho acquistato subito e devo dire che mi piacciono tantissimo. Forse i primi tre cortometraggi sono un po' troppo pesanti, però gli altri sono veramente bellissimi. Poi, Ace Ventura Missione Africa. Io possiedo anche Ace Ventura L'Acchiappanimali, che è il primo capitolo. Io adoro Jim Carrey, è uno degli attori che preferisco e mi fa morire da ridere tutte le volte. Ace Ventura in particolare mi fanno veramente venire le lacrime per il ridere. Ghost Rider. Anche in questo caso è un po' strano come cosa, perché io non sono un particolare amante dei film sui supereroi, cioè a parte X-Men, che secondo me è la saga cinematografica di supereroi più bella che c'è, e Spider-Man, ma neanche tanto, non ne ho visti, non li adoro particolarmente. Però Ghost Rider mi era piaciuto, più che altro per la figura del supereroe scorretto, che per la Marvel è un po' strano. Poi, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, secondo me il capolavoro di questo regista, un film profondo e molto interpretativo e soggettivo, cioè uno non può guardarlo sperando di vedere un film di fantascienza. Questo film va visto e capito, e lo sconsiglio a chi cerca azione, perché non c'è azione, però è bellissimo. Poi, tornando al discorso dei musical, Grease, che è il mio secondo musical preferito, il primo però dirò in un'altra occasione, e è un film che adoro pure questo. Ho cantato sotto la doccia diverse volte le canzoni di questo film. The Dreamers di Bertolucci. Pure questo è un film da vedere assolutamente, che consiglio vivamente di vedere. L'unica cosa, bisogna avere stomaco forte, perché alcune sequenze sono veramente profonde, diciamo così. No, non so se riuscite a vedere qualche immagine. Ma è bello, come film è bellissimo, dà molte emozioni. Elephant di Gus Van Sant, che è un film sul massacro alla Columbine High School avvenuto in America. È un film
impressionante per la sua profondità, la sua schiettezza su questi termini, veramente ti fa gelare il sangue per come descrive l'assurdità della cosa ed è molto realistico. Southland Tales di Richard Kelly, che è il regista di Donnie Darko, questo non l'ho ancora visto, lo dico, l'ho acquistato ma non l'ho ancora visto, ho visto vari trailer su internet e penso sia un bel film, ma in seguito vi darò il commento ufficiale. Dracula di Francis Ford Coppola. Secondo me il miglior Dracula cinematografico che c'è, anche meglio di quello di Todd Browning, quello con Bela Lugosi per intenderci. Bellissimi gli attori, bellissima la fotografia, veramente assurdo, e ricrea perfettamente l'atmosfera del romanzo. Forse l'estremizza un po' per alcuni aspetti, però è veramente bello. Bahia, che versione 3 dischi, questa sia in siciliano che in italiano, oltre ai contenuti speciali. Bellissimo veramente, un ritratto stupendo della Sicilia del Novecento, e molto simpatico pure per quanto riguarda le battute, è un film assolutamente da vedere, però con tanta pazienza perché dura tanto. Poi, questo è un po' strano, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Questo me l'ha consigliato mio padre, è una commedia, ma veramente divertente, più che altro perché è una commedia intelligente, è una commedia all'italiana, però cioè non è un film vecchio questo qui, ma è bello perché sono battute intelligenti, questo si gioca tutto sugli inganni e sull'astuzia e fa ridere appunto perché non è stupido come certi film che escono ogni Natale. Meglio lasciar perdere. Per questo DVD molti mi odieranno. Far Cry di U-Ball, come ho già detto, io adoro i film tratti dai videogiochi. Su U-Ball farò un discorso in particolare in un video dedicato tutto a lui, e quindi rimandiamo. Poi, questo non è mio, cioè è di mia sorella, però l'ho comprato io, gliel'ho regalato. New Moon. Io non. Sembrerà assurdo, però a me la saga di New Moon, di Twilight piace. I libri non mi sono piaciuti per niente, ho letto solo i primi due, mi hanno soltanto annoiato. Quindi non mi sono piaciuti. I film invece sì, i film mi piacciono tanto, infatti spero che anche Eclipse e Breaking Dawn siano ai livelli di Twilight e di New Moon. E infine il cofanetto, Twin Peaks. Twin Peaks è secondo me la serie televisiva più bella che sia stata mai realizzata ed è stata realizzata da un regista che è David Lynch, che sta là là, per i miei gusti, ai livelli di Tim Burton, per dire il mio regista preferito che è Tim Burton, però pure David Lynch è molto vicino a lui e questa appunto è la serie TV che ha realizzato lui, assurda, bellissima, divertentissima, va vista, se ci riuscite vedetela. E questo è tutto, spero di essere stato divertente o comunque convincente, alla prossima.